Oh.
Ricomincia il circo. No, ma lei. La Betty. Only change my mind when I feel so blind. Then you make me see love is free. Comunque non sappiamo come si dice. Che? Ma vabbè. Fatti i palloncini, dai. No, falli vedere, aspetta. I palloncini per il compleanno dei cani è una roba pazzesca. Adesso facciamo colazione. A te, Leone. Allora, questo è un tortino alla crema. Per i cani. Ovvio. Poi c'è le caramelle per i cani. Loro nella gioia stanno, ragazzi. Mamma, le caramelle delle carte, non mi ricordavo gioia. Guarda la bellezza. Non capisce? Poi pezzi. Mamma, le caramelle, io le ho già visto. Tortino a cuore per i cani. Auguri per il compleanno dei cani. E poi c'è una cosa pazzesca, che non vanno a capire. Adesso io abito in campagna, quindi... Mentre invece Mug, che non so bene come si dica, a parte che ve l'avevo già pubblicato, perché secondo me loro fanno delle cose, sono geniali nella mente. Tipo tempo fa, non so se vi ricordate, qualche mese fa, vi ho pubblicato tipo rullo, quello che noi usiamo per pulire i peli dai cappotti. Loro l'hanno fatto per gli animali. Qui c'è la Lalla, non so se la vedete. Beh, vabbè, guardate questo. Adesso, nel caso dei nostri cani, no, perché io abito in campagna, loro vanno nel mio giardino, quello che possono pensare è la cacca di un uccellino ed è santa. Ma se uno abita in città, fai vedere, Leone, c'è questa bomboletta, questo liquido, con questa spugnetta a forma di cuore. Io voglio un po' di lavetta adesso. Tu spruzzi, poi pulisci le zampine, fai vedere, e disinfetti le zampine degli animali. Quindi tu hai in casa, prima di far entrare il tuo bau bau peloso, una spruzzata, le zampine. Vi ricordo. Vi ricordo che stasera c'è la replica sulla 5 in seconda serata. Non della sfilata, che ormai l'avete vista da tutte le parti, c'è anche la sfilata, ma del cortometraggio che aveva solo la rete. E quindi, se siete svegli in seconda serata, guardatemi perché è carino. Non ci siete voi, mocciosi, per la prima volta? Mamma!
Torno a Milano. Mamma. Torno a Milano. Cos'è? Allora, dovete sapere che questa azienda che vi ho appena pubblicato fa tutte le cose per i compleanni dei nostri amici. Mamma, le candele per i cani. Vedi, candele per i cani, cuore, la crema apposta da mettere sulle torte. Ah, mamma, guarda, la super crema per me è questa. Milano. Cos'è? Beh, dove andate? No, ma guarda, Lalla, fatti vedere un attimo dalla tata. Guarda, Leone, cosa gli hai messo. Ma tu sei la mia bestiata. Dovete sapere che io ho 8 cani, lei è il capobranco, è quella che veramente gestisce gli equilibri e lei è buonissima, cioè è una leader, cioè quando uno è leader non è un violento, uno che uno, un leader è uno che comunque tiene le persone al suo posto, le guida con un grande carattere, una grande forza. E lei da Leone si fa fare tutto, poveretta, ma si può ridurre così? Te la tolgo, amore mio, ma scusami. Che cagnaccia che sei. No, sto facendo un video, nonna. It's not time to make a change. Nonna. Just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Buona domenica. Take your time, think a lot. Why think of everything you've got? Where you will. Allora, questo piatto che voi pensate da lontano che sia della fragola con della panna. In realtà, Dado, racconta che piatto è. Si chiama Vesuvio di Rigatoni. È un piatto storico del Don Alfonso, 1890. Ristorante super premiato. Beh, vabbè, Napoli. Super premiato, un posto da favola. E il Dadone è andato. Aspetta, Dadone, che sennò sei prolisso tu a raccontare le cose. Il Dadone è andato 2 settimane fa a fare tipo anche. A carpire i segreti della loro cucina. Un corso. E quindi sembra un dolce, ma in realtà adesso io ve lo zoom. Questi sono piselli e maccheroni. No, sono i rigatoni. Rigatoni. Poi polpette. Ci sono polpettine. Ah, c'è anche la polpetta. E uovo sodo. Mm-hmm. Vedi questa? Papà gradisse, vedo. Papà gradisse. La Gingi gradisse. Mio marito, cioè non sei un robot che fa così, mio marito con tuo marito, ok? Quindi la partita è tra me e lui, che siamo i migliori in assoluto, è inutile raccontarcelo, e due flocchi, quindi che vita migliore. Anche il colpo della strega. Che vita migliore. A me mi metti in rete, giusto? Io sto qua, buona buona, faccio le mie schiacciatine e non ci ammazza nessuno. Delle ore del lavoro, noi siamo, come diciamo noi, sempre sul pezzo perché lavoriamo tantissimo con le chat da quando esistono. E lì è dove mi confronto. Abbiamo tantissime chat di gruppo in azienda per ogni reparto. E ce n'è una in particolar modo, è una chat che io chiamo Stile, al titolo Stile, ed è una chat aperta H24. Una chat nella quale lei
ogni qualvolta viene qualcosa che ci vuole trasmettere, qualsiasi ora del giorno, della notte sia, lei lo fa. Alle 3 di notte mi sveglio, guardo qualcosa e ho qualcosa da raccontare e io scrivo. E tu devi essere pronto a rispondere. E spesso non nascondo che se non mi rispondo. Parlare del mio cameo se vuoi. Ah, merda. Allora, un domenica sera diverso dai soliti, però era giusto rivedersi una replica in televisione. Al cinema, non in televisione. Parrocchiale. Al cinema. E quindi che dire? Bravi! Portare a casa direi un straordinario progetto, non per niente scontato. Do la parola a Filippo perché io mi impunto se non parla, lo licenzio. Siamo già in ritardo su quell'altro. Bravo Filippo. Bravo. Bravo. Buonanotte.
genio, pur di entrare nel cortometraggio, si è messo il camice da sarta. Non so se l'avete visto. Dai, Eugenio! Bravo, Eugenio! Sarta non è! Perché è l'assistente di Filippo, non è una sarta. Lui era la consigliere perché voleva entrare nel cortometraggio. Bravi, bravi tutti. Bravo, vabbè. Dai.